Uffizi da mangiare, probabilmente si potrebbe dire Uffizi da bere, perché si vuole parlare di un'opera, di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, che fece quest'opera stupenda, che è il Bacco di Caravaggio, che è un'opera, per me, produttore di vino, di cui il vino, trovo che sia un interprete di un viaggio straordinario intorno al mondo, intorno al nostro stivale italiano. L'opera stessa, parla di uve diverse, di uve, sia bianche che rosse. Io ho qui un vino bianco con me, uve che vengono prodotte in diverse parti d'Italia, diverse parti della nostra Toscana, ma della nostra Italia, un'Italia ricca di tanti vitigni. Siamo il paese che ha più vitigni di tutti e quest'opera ci porta a questo. Il Bacco c'ha questa coppa di vino, un dono di Dio, che vuole raffigurare la convivialità, l'amicizia, e quindi mi raccomando, il vino è proibito berlo da soli. Bisogna essere sempre in compagnia per degustare un bicchiere di vino, perché noi non dobbiamo solo degustare il gusto del vino stesso, ma dobbiamo entrare nel vino come dobbiamo sempre entrare nelle opere, dobbiamo comprenderle fino in fondo. Il vino non è certo un'opera, stiamo con i piedi per terra, però ha questa capacità, quando è fatto con passione, con dedizione, con rispetto del territorio, di prenderci per mano e di portarci a visitare dei luoghi. Apriamo una bottiglia di vino, oggi abbiamo degli strumenti straordinari, vedi i cellulari, che basta digitare il nome del vino e cercare di capire il luogo stesso e essere insieme appunto a degli amici, con degli amici, perché il vino deve essere condiviso, è un prodotto di grande condivisione, appunto. E quindi devo dire che mi emoziona non poco parlare di Bacco, di un'opera così bella, e pensare appunto a tutto quello che il vino ha voluto dire per me, che mi ha portato a giro per il mondo a studiare e a conoscere tante persone e a stare attorno a un tavolo, ma delle volte anche in piedi. Per cui non è solo formale. Il vino si deve approcciare anche in modo informale, però sempre con quella giusta attenzione, con quel giusto sapere di doversi fermare. Il vino contiene alcol, anche se in piccole percentuali, perché al massimo arriva a 14, 14 e mezzo, 15, alcuni vini un po' più bassi, ma alla fine il vino deve essere consumato con moderazione, con amicizia, con amici, e anche andare a vedere appunto gli Uffizi, un luogo incantato dove tra l'altro c'è anche una terrazza stupenda dove si può anche degustare un bicchiere di vino vedendo Palazzo Vecchio, vedendo delle cose stupende di questa città che l'uomo nel corso dei secoli ci ha regalato. Quindi visitiamo gli Uffizi con una famelica voglia, una famelica attenzione a entrare nelle opere come dobbiamo entrare anche in un bel calice di vino, capendo quello che c'è dentro, ma anche capendo tutto quello che c'è fuori. Salute!